Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Oggi vi voglio parlare dell'in bulk, di come impostare una fase di presa di massa magra, quindi senza mettere su eccessivo grasso. Non vi dirò semplicemente ah sì, mangia di più come fa tanta gente, vi dirò esattamente i numeri che voi dovete provare a controllare e a colpire in modo da aumentare la massa muscolare magra senza mettere su troppo grasso. Prima di tutto, che cos'è un in bulk? Perché conviene fare un in bulk? Praticamente, come sapete, una dieta ipocalorica è una dieta in cui tagliate le calorie, restringete le calorie e dimagrite. Per fare massa, per aumentare la massa muscolare, dobbiamo dare al nostro corpo invece più energie di quante ne richiede. Per questo motivo dobbiamo essere un lieve surplus calorico. Se il nostro surplus calorico, oltre il fabbisogno giornaliero, è troppo grande, rischia che mettiamo non solamente massa muscolare, ma anche massa grassa, ovviamente. Dato che il tasso di crescita muscolare naturale è limitato, tutto quello che noi mangiamo oltre rischia che diventa semplicemente riserve di grasso. Quindi la cosa dell'in bulk è provare a minimizzare questo grasso, minimizzare l'eccesso di grasso e massimizzare la crescita muscolare, dare abbastanza calorie di surplus al nostro corpo da poter costruire la massa, ma non dargliene troppo che poi finiscono ad aumentare le riserve di grasso. Detto questo, iniziamo subito come devi impostare le calorie. Per prima cosa ti consiglio di calcolare il tuo fabbisogno calorico giornaliero. Puoi usare una formula del tipo Cash McCardle se metti su Google, oppure ti do un punto di partenza, moltiplica il tuo peso corporeo per 32. Questo più o meno è essere il tuo punto di partenza, il tuo fabbisogno giornaliero calorico. Ovviamente ti consiglio di testarlo in pratica, perché le formule sono buone approssimazioni, però ovviamente la pratica è la cosa essenziale, quindi dovete essere sicuri che anche in pratica la formula ha ragione, perché altrimenti dovete cambiare qualcosina e capire veramente qual è il vostro fabbisogno calorico giornaliero. Una volta fatto questo, dovete semplicemente aumentare di 2 o 300 calorie al giorno oltre il vostro fabbisogno calorico giornaliero. In questo modo, con questo lieve surplus calorico, date al vostro corpo abbastanza nutrienti per aumentare la massa muscolare senza dargliene troppi, quindi senza l'eccessivo grasso. Questa è la prima cosa se voi volete seguire un lean bulk, perché ovviamente c'è anche il dirty bulk, che semplicemente vi dice mangiate tutto quello che trovate in casa, sul tavolo, andate dalla nonna e mangiate di tutto, e questo però purtroppo vi farà mettere su anche peso senza che sia massa muscolare magra. Quindi se volete minimizzare i grassi, vi consiglio semplicemente il surplus di tenerlo molto lieve, 200-300 calorie giornaliere. Mangiare di più non è necessariamente meglio. Per quale motivo? Perché abbiamo tutti un tasso massimo di crescita muscolare magra, quindi mentre a dieta più restringi calorie e più peso perdi, quando provi a mettere la massa, metti che il nostro tasso massimo come lift è naturale di 1 kg di muscoli al mese. Se tu mangi molto di più in surplus, tutto il peso che metti oltre 1 kg al mese rischia molto probabilmente di essere grasso. Ovviamente più metti grasso e meno stai bene di fisico. Per questo motivo proviamo a controllare il nostro surplus calorico e non dobbiamo semplicemente mangiare tutto quello che ci viene davanti. Quanto tempo dovremmo restare in un lean bulk? Come dice Lyle McDonald, che è uno dei padri del bodybuilding naturale, purtroppo essere in una restrizione calorica o restringere calorie o carboidrati per tanto tempo non fa assolutamente bene alla crescita muscolare. Per crescere i muscoli dobbiamo provare a massimizzare, dato che siamo natural, dobbiamo provare a massimizzare il tempo in cui siamo in un surplus calorico. Se tu fai un dirty bulk e mangi semplicemente tantissimo, rischia che riesci a stare in un surplus calorico per un mese, 2 mesi, poi ti vedi che sei diventato molto più grasso, non ti senti bene e interrompi la tua fase di presa di massa, restringendo le calorie, nuovamente interrompi appunto la crescita muscolare. Invece, se tu vuoi farlo per bene, dovresti stare in un lean bulk per almeno 6 mesi, ma anche di più, quindi si tratta di 6 mesi, un anno, 1,5 anni. Per questo motivo dobbiamo prendere questo approccio lentamente e dobbiamo far sì che tutto quello che facciamo prima di iniziare il lean bulk è perfetto. Ovvero, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che dovresti iniziare un lean bulk con una percentuale di massa grassa che ti permette di non ingrassare troppo rapidamente. Idealmente dovresti essere al di sotto del 15%. Se tu sei al di sotto del 15% di massa grassa, allora ti conviene fare un lean bulk in cui cerchi di aumentare la massa muscolare. Se sei al di sopra del 15%, rischia che troppo rapidamente arriverai a percentuali troppo elevate, poi non solo avrai dei problemi relativi e legati agli ormoni, ma anche ti sentirai meno bene, ti vedrai meno bene, avrai un pump meno, abbastanza mediocre, quindi ti conviene, se sei al di sopra del 15%, di diminuire
la massa grassa per prima cosa, per poi intraprendere una lunga fase di lean bulk che dura 6 mesi e anche di più. Ovviamente anche un lean bulk dobbiamo rimanere realistici, infatti secondo la tabella di Lyle McDonald questo è il tasso di crescita natural negli anni di palestra fatti bene. Io ad esempio ne ho già fatto un anno fatto bene, quindi nel secondo anno posso solamente sperare di mettere su più o meno 7-8 kg massimo di massa magra. Per questo gli atleti si dopano alla fine, perché il processo da natural è lungo e si rallenta col passare del tempo, perché ogni volta che ti avvicini al tuo potenziale genetico diventano molto più lenti i progressi, quindi o lo accetti o ecco che tutti vanno a farsi di steroidi. Parlato quindi di body fat, di genetica, il fatto che è un processo lento che in teoria idealmente dovresti provare a tenere per almeno 6 mesi, passiamo subito alle raccomandazioni alimentari, quindi proteine, grassi e carboidrati. Cosa ci dice la ricerca scientifica? Proteine, dovresti settare le tue proteine a 1.75 a 2.2 grammi per chilogrammo corporeo. Quindi questi sono i tuoi grammi di proteine giornalieri. Ad esempio, se io inizio a 72 kg, consumerò più o meno 150 grammi di proteine al giorno. Ovviamente questo racchiude tutto, sia fonti primarie che fonti secondarie, quindi sia carne rossa, pollo, proteine in polvere, uova, yogurt, eccetera, eccetera, ma anche le proteine che provengono dalle fonti secondarie come pasta, pane e altre fonti, quindi io includo tutto in questi 150 grammi di proteine giornalieri. I grassi invece dovremmo settarli ad essere pari al 20-25% delle calorie totali. Le percentuali per quale motivo sono così basse? Perché in realtà preferisco attuare una lower fat, higher carb diet, dato che i carboidrati sono la fonte primaria di energia per il nostro corpo e ci aiutano ad andare forte in palestra con la performance e con l'endurance. Per questo motivo i grassi, dato che vengono usati meno bene dal nostro corpo come fonte di energia, li metto in secondo piano, li metto a un livello più basso, così che mi posso permettere di avere molti più carboidrati. Comunque dobbiamo tenere il 20-25% delle calorie totali dai grassi per tenere i livelli di testosterone abbastanza elevati, tutti i livelli ormonali normali dobbiamo avere comunque un minimo di grassi, quindi non fate l'errore di completamente rimuovere i carboidrati, perché un minimo ce ne serve. Un'altra ragione per cui teniamo i grassi un po' più bassi dei carboidrati è proprio il concetto di de novo lipogenesi, ovvero il corpo riesce meglio a sintetizzare il grasso in grasso rispetto ai carboidrati in grasso, ovvero è più semplice il corpo prendere da te che hai mangiato una fonte primaria di grassi, sintetizzare quello e metterlo nelle riserve di grasso rispetto ai carboidrati. Per questo motivo raccomando di consumare una proporzione di carboidrati maggiore ai grassi, soprattutto se provate a mettere massa magra senza grasso. Per questo motivo le proteine le settiamo, come ho detto prima, 1.75 a 2.2 grammi per chilo corporeo. Potete decidere voi, è esattamente uguale, vedete voi, se pesate di meno vi consiglio di usare 2.2, se pesate già tanto usate 1.75, provate a vedere voi. I grassi li settate al 20-25% delle totali delle calorie giornaliere, mentre i carboidrati li settate al restante delle calorie, quindi più o meno saranno 45-50% delle vostre calorie totali. Questo è il piano alimentare che rimetto qua in questo momento. Per calcolare le vostre calorie di lean bulk fate fabbisogno giornaliero più 200-300 calorie, poi settate i vostri grammi di proteine, poi settate i vostri grammi di grassi e poi settate i vostri grammi di carboidrati. Altre nozioni in più sono che dovresti fare un lean bulk, come ho detto prima, se sei al di sotto del 15-16%, perché altrimenti se sei già oltre sopra non riuscirai a stare in un lean bulk a lungo termine, che alla fine è quello che vogliamo ottenere. Infatti se hai a disposizione 6 mesi o più per questo lean bulk sarebbe veramente perfetto, perché in questo modo riesci a massimizzare il tempo in cui stai in surplus calorico, massimizzi il tuo ambiente corporeo anabolizzante e per questo motivo riesci a mettere su più massa. Se sei skinny fat, ovvero se sei magro, anche se sei al 15%, ma sei magrissimo e appena iniziato non hai un muscolo eccetera eccetera e vuoi migliorare in prima cosa il tuo fisico, ti consiglio di fare comunque il lean bulk. Detto questo, vi do un esempio dei calcoli che farei per me. Il mio fabbisogno calorico giornaliero, moltiplicando il peso corporeo per 32, metti che mi esce 2500 calorie. Queste sono le calorie in cui mantengo il mio peso invariato. Se io voglio essere in una fase di surplus, di lean bulk, le mie calorie arriveranno a 2800 calorie giornaliere. Poi setterei i miei grammi di proteine, farei 2.1 grammi per
il mio peso e mi uscirebbe 150 grammi di proteine, che rientra nelle raccomandazioni di Eric Helms e della ricerca scientifica. In totale queste sono 600 calorie di proteine. I grassi poi setterei, come ho detto prima, i grassi minimi, quindi 20% del totale di calorie. Se io faccio 2800 per 0.2 mi escono 560 calorie, dividendo per 9, dato che ci sono 9 calorie per grammo di grasso, mi uscirebbe 62 grammi di grassi giornalieri da colpire. Carboidrati, abbiamo detto il restante delle calorie, quindi farei 2800 meno 560 meno 600, ovvero 2800 che era le calorie di surplus meno le calorie delle proteine meno le calorie dei grassi, mi uscirebbe 1640 calorie, dividendo per 4, dato che ci sono 4 calorie a grammo per carboidrati, mi uscirebbe 410 grammi di carboidrati. Queste sarebbero le mie calorie di lean bulk per aumentare la massa muscolare magra senza aumentare la massa muscolare grassa, o comunque provare a minimizzare l'accumulo di grasso eccessivo. Ovviamente questo è la formula, quindi tu poi devi prendere questo e testare in pratica i numeri per assicurarti di non star ingrassando più di 1-1.5 kg al mese. Nel caso stai prendendo più di un chilo al mese, allora ti conviene ridurre di 200 calorie le calorie giornaliere e riprendere poi da lì, una volta che il peso si stabilizza, ripartire da lì. Se invece non prendi peso, aumenti le calorie e stai perdendo comunque peso, ti conviene aumentare di 100-200 calorie, tenerlo per una settimana e vedere come risponde il tuo fisio se rinizi a prendere peso. Ovviamente col passare del tempo bisogna modificare le calorie, perché mentre il tuo fabbisogno calorico oggi, che magari hai appena iniziato il lean bulk, sono 2500 calorie, magari fra 2 mesi sono 3000 calorie, quindi ti trovi che non prendi più peso, dovrai riaumentare nuovamente le calorie, rifare tutti questi calcoli che sono inclusi in questo video per ricalcolare le tue calorie e i tuoi grammi di macronutrienti giornalieri per continuare a fare progressi. La prima settimana non vi preoccupate, è probabile che prendiate anche 1-2 kg, ma questo è solamente l'acqua e il glicogeno che vanno a riempire le riserve dei muscoli, quindi non è già peso grasso, soprattutto se uscite da una fase di definizione e passate subito a una fase di lean bulk, inevitabilmente le prime 2 settimane metterete su qualche chilo, ma sarà acqua, glicogeno, vi sentirete più pieni, starete meglio. Questo è tutto quello che volevo dirvi oggi in questo video, come impostare la vostra dieta per un lean bulk, per massimizzare la massa muscolare magra e minimizzare il grasso. Se voi state ancora qua vedendo questo video, vi dico, siete dei grandi, perché siete gli unici che state facendo le cose per bene. C'è troppa gente che mangia solamente tantissimo perché pensa che possono ingrassare, possono accelerare la presa di massa, invece la presa di massa è semplicemente limitata. Se tu mangi come un, non so, come un dannato, finisce che metti su un sacco di massa grassa, dopo 2 mesi ti ritrovi grassi e devi fare di nuovo una fase di definizione. Invece noi vogliamo evitarlo questo, per questo lean bulk è quello che decido io, è secondo me la tattica migliore, iniziare un lean bulk, tenerlo per 6 mesi e passa, e poi fare una definizione più avanti, ma massimizzando il tempo in cui siamo in un surplus calorico, anche lieve, ma in cui siamo in un surplus calorico, massimizziamo la crescita muscolare in noi natural. Detto questo, speriamo che ce l'ho fatta a spiegarti tutto. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, qualsiasi domanda mettimela nei commenti, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.